fare il pronostico. Oggettivamente non ho preparato nulla. No, se, no, tanto te lo chiediamo. Se Pietro Sante mi assiste mettendomi perlomeno le giocate, perlomeno su un sito decente. Fai una caciara assurda con quella sedia, guarda, guarda. Scusami, Max. Sono irrequieto. Il derby desta sempre un po' di agitazione. Esattamente. Vabbè, quindi insomma diamo, detto che Pietro Sante prepara, diamo un po' qualche informazione di calciomercato. Vai, allora vai, poi il calciomercato ci andiamo per la fine. No, magari mi dici le come allora, Serie A, tutta la Serie A. Sì, la Serie A. Che una volta che ti abbiamo chiesto il campionato di esteri è stata una disgrazia, un disastro. Anche che hai detto 4-1, andatevi a giocare il 4-1 del Ciolo Simeone contro il Barça, eh? Mi raccomando, andate a giocare tutti quanti. È vero, è verissimo. Poi se ti succede, mi sa che la non so quale assicurazione ha sulla macchina di Cosmo. Lì c'è un treno per la Siberia. Allora, siamo pronti? Dimmi con le squadre. Così. Sassuolo Udinese. Sassuolo Udinese. Giusto. Sassuolo Udinese. Che facciamo con Sassuolo Udinese? Under. Abbiamo un under 2.5 data 1.74. Poi abbiamo Torino Milan. Gol. Allo Stadio Olimpico, quindi tanti gol, e quindi gol data 1.85. Gol da entrambe le parti. Inter Genoa. Gol da entrambe le parti anche a San Siro. Allora, Fiorentina Palermo. Questa è una bella gara. Fiorentina-Palermo. Bella questa, Palermo un po'. No, Fiorentina-Palermo. Secondo me invece esce. Perché no, la Fiorentina non può perdere un'altra partita. È under. Under 2.5, data 1.91. Under? Sì. Passi il derby. Il derby. Roma-Lazio. No. E allora sul risultato esatto io giocherei o il 3-1 o il 4-1, quindi singole 3-1 4-1, oppure se giocate gol andate più sul, no, non andate sul sicuro perché forse la Lazio non esce dall'area di rigore. E diciamo che comunque giocate la Roma vincente, insomma. Roma vincente, cioè, Roma, quindi Roma 1, sì, fisso a 2, però pure il 4-1, 4-1 e 3-1 io allora, risultato esatto 4-1. Poi mettiamo anche il Barcellona 1-4. Atalanta-Chievo facile a 2-6. Atalanta 1 fisso. Cagliari-Cesena. Over. Al Sant'Elia over. Parecchi gol dato a 2. E gol a quanto lo danno? Scusate. Gol lo danno a 1.91. Allora gol, più gol, facile. Allora. Gol, Sì, sì, perché Verona-Parma. Magari... Verona-Parma. Yes. 1. Al Bentegodi. Anzi no, Verona-Parma doppia, 1x. 1x. Verona o vince o pareggia. Sì. Sampdoria-Empoli. Samp-Empoli. La Samp torna alla vittoria. A Marassi passa la squadra di Mihajlovic. Napoli-Juve. Napoli-Juve, vince il Napoli. Vince il Napoli a 2.94. Abbiamo una quota monster di 787,98 di posta. Niente, no, allucinante. Una super quota. Quindi giocandovi di quanto vogliamo. 3 euro. Giocandoci 3 euro ci compriamo casa, no, facciamo 3.073 euro. Cassa? Vabbè, tenendo conto così, facendolo a caldo, non vedendo chi sono schierati, chi sono le punte, chi sono i portieri, chi sono gli arbitri, perché oggettivamente io ho notato che quando vado a vedere anche i trend degli arbitri aiutano molto, questo è un consiglio che do a chi vuole andare a fare le scommesse, aiuta moltissimo perché tendenzialmente la cabala sugli arbitri si ripete sempre, è sempre molto difficile, cioè se c'è una squadra che ha giocato 10 volte con quell'arbitro, ha vinto una volta e ha perso 9, è probabile che 9 su 10 li perde.
Io almeno ho notato questo in questi ultimi anni, certo. E tendenzialmente aiuta tanto a prescindere dalle quote o dalla partita o dall'avversario che ci hanno davanti. Uh-huh. Questo è significativo, no? Tu lo dico, prima parlavamo, è l'Italia. Va bene, quindi questi sono, c'hai in mente qualche marcatore particolare? Sì. Dici. Ljajić, che non gioca probabilmente. Ljajić gioca e fa doppietta secondo me, però Ljajić e Eder su rigore. Gioca Eder. Eder, sì, se non gioca sì. più Eder, ma non Gabbiadini. Probabilmente. Allora, se marcatori gioca... abbiamo detto. Ljajić, che è Torino Milan. Cerci, se gioca, quindi Cerci, tanto, Eder. Tanto ragazzi, quando giocate i marcatori, qualora non dovessero giocare entrare, ve li tolgono direttamente dalla giocata, certo. E comunque potete andare all'incasso della giocata. E altri giocatori che possono segnare. Della Fiorentina. Faccio fatica, magari la faccio. Fa molta perché... fatica. Va bene, quindi gli hai Cerci e Eder. Sì, secondo me. Ma io vorrei mettere anche il Kadduri. E il Kadduri, certo. E, un bel difensore, un bel Gordon, un bel difensore. Un bel difensore di quelli. Che ne so, un calcio da Lucarelli. Ma come si fa a pensare a Lucarelli? Oddio, a Lucarelli. Scusa, però, il Parma dove però gioca? Se tu vai a vedere, io non lo so. Se prendi a Verona, se tu metti Lucarelli, io di solito quando gioco i marcatori gioco a girare, no? Prendo tre fissi e uno magari a sorpresa. E quando magari metti un Lucarelli che lo danno a 20, a 30, se prendi quella giocata con 2 euro hai fatto il risultato vero. Insomma, hai stipato i soldi per le giocate dei prossimi 2 anni. Oggettivamente, insomma, poi alla fine uno se giochi secco è evidente che tendenzialmente proprio gioca. Ecco, io forse metterei, perché comunque non so come toccare la sua segna niente. Non... possiamo andare? Il rigore ce lo devono dare perché il sur 2-0 dove devi la partita. No, però possiamo andare? Sbagliamo. Guarda, io faccio una cosa proprio perché voglio parata De Santis, dai. Metto Serie A, 2 punti e poi metto Liga, perché questa cosa te la voglio rinfacciare in Eternis. Vediamo qua. Liga, 2 punti. Allora, eccolo qua, Atletico Madrid, risultato esatto 1-4. Perfetto, marcatori Godin, no. Mandžukić, Torres, vai. dell'1-4 è data 166,54 centesimi. Me lo vado a giocare. Secondo me, signori, si toglie la tuta Simeone del Ciolo e fa Quaterna. A quanto è dato Simeone primo marcatore? va bene, quindi abbiamo fatto anche l'angolo dei pronostici e delle scommesse di Davide Di Cosmo, quindi siamo ormai giunti al termine della trasmissione sulle note You Never Walk Alone, quindi la più bella canzone dei tifosi, quindi lascio a voi tifosi questa notizia: il Cardiff ritorna in blu finalmente dopo 2 anni di follie di quel pazzo del presidente malese. Chissà se gli americani fanno cambiare la maglietta della Roma in blu e rosso. C'era mancato il blu, no? Come la maglietta degli States, no? Blu e rosso. Milan, ecco la nuova offerta della Roma per destro: Pazzini e Quagliarella. Ma chi ve se Inter, Atletico Madrid, trattativa per Mario Suarez. Tutti i dettagli. Questa è dedicata al nostro grande amico e il Pampa Sozio. E c'è una bella notizia per Misseri, lo dito è morto. No, non è. Non è così, ci avevamo tutti sperato. Va bene. Allora, ultima cosa, partiamo da Matteo Pietrosanti. Sì.
Non ti chiedo il pronostico perché sarà un tifoso, non si chiede mai il pronostico, tranne a Di Cosmo che lo fa perché deve fare l'angolo di Di Cosmo. Ti chiedo, che ti aspetti dalla Roma domenica? Domenica mi aspetto una squadra che ha subito volta all'attacco, che segna già nei primi 20 minuti e che domina la partita e che mostra netta superiorità. Marco, a vincere lo scudetto. Marco, che ti aspetti dalla Lazio domenica? Mi aspetto la Lazio che ho visto nelle altre partite, che comunque non vedrò la Roma, secondo me, partire a sfrombattuto, bensì lo farà, ahimè, secondo me, la Lazio, e giocherà, farà la stessa partita che ha fatto con l'Inter, col Milan, con la Juve, però ho il terrore che possa finire come è successo con la Juventus, altrimenti secondo me ci può scappare anche un 2-2, un risultato del genere come è successo, perché magari Lazio riesce a tenere botta per un'ora e qualcosa, ma poi alla fine i valori ne escono fuori e magari vai a buttare i punti conquistati come hai fatto a Milano con l'Inter. Quindi secondo me vedremo questa partita e, ripeto, spero che non faremo gli stessi errori che sono successi nelle altre partite, soprattutto come quella contro la Juve, dove comunque ci hanno asfaltato. Boroni, che ti aspetti dalla Roma domenica? Il delirio, perché mi aspetto che la Roma vinca e convinca, mi aspetto subito che entri in campo con la voglia di dominare la partita e mettere subito sotto la squadra, di fare un gol. È una cosa che non fa mai la Roma, o la fa poco, fare un gol e continuare con lo stesso ritmo, facendone un altro e finendo il primo tempo 3-0, come vedo che farà Juve su tante partite, almeno faceva fino a poco fa. Di Cosmo, io non ti chiedo che cosa ti aspetti dalla Roma. Che ha detto? Esattamente. Io ti chiedo che cosa ti aspetti dall'Atletico Madrid, mettiamola così. No, ti chiedo che cosa ti aspetti da questa giornata di campionato, al di là dei tuoi pronostici. Chi è che rischia di più, Juventus o Roma? Juve, dai, la Lazio è una squadra oggettivamente che, pronti e via, è da metà classifica, si ritrova terza oggettivamente perché comunque sta trovando degli ottimi giocatori, questi insomma ce l'ha, non è che li ha trovati, ce li ha oggettivamente. Questo Anderson, questo Biglia, questo Parolo, insomma, sono giocatori che comunque sono di livello e giocherebbero, secondo me, titolari in qualsiasi altra squadra di metà classifica in Europa, in tutti i campionati. E comunque c'è un bel portiere, no? Fino a che si scherza al tifoso, ok, oggi abbiamo scherzato, è il derby, quello che vuoi, insomma, poi se devo tornare obiettivo, devo dire che la Lazio sta disputando un ottimo campionato. Proprio perché è la favorita per questo derby, io penso che la Roma vinca facile questa partita, ma anche con diversi gol. Mi aspetto un'autorete, cioè mi aspetto proprio che entrano imbarazzati in campo e fanno proprio una partitaccia che tra primo e secondo tempo dicono: senti, ma ancora deve cominciare la partita, perché io credo che la Lazio rischia di fare questa, di peccare di presunzione, perché magari pensa di entrare in campo contro la Samp come ha fatto l'altra settimana, però l'altra settimana ha giocato contro la Samp e no contro la Roma, e che oggettivamente, insomma, con tutto il rispetto per la Samp, che sta disputando un campionato pari a quello della Lazio, comunque sono squadre che fanno una preparazione a corto, quindi indubbiamente anche fisicamente stanno meglio, al girone di andata devono fare i punti per salvarsi, e adesso vedremo al girone di ritorno quando inizieranno a prendere più di qualche inciampo. Però ovviamente stiamo ancora al girone di andata, il giro di boa è vicino, e quindi in questo momento le squadrette sono più in forma, perché fanno una particolare comunque preparazione per fare i punti subito, perché sanno che poi le grandi squadre al giro di turno non fanno sconti a nessuno. Io ricordo sempre i campionati dell'Udinese, per esempio, che tutti gli anni, quando stava avanti, faceva 2-3 gol a tutti, al giro di turno prendeva 4 gol da Lazio, 4 da Juve, 4 dal Milan, 4 dall'Inter, 4 da Roma, insomma, e questo era significativo, no? E più o meno la Lazio quest'anno è un po' quel campionato che sta facendo, trovando qualche bel giovane che sta facendo bene.
E rispetto all'Atletico non mi aspetto qualcosa all'Atletico, io mi aspetto che i giocatori puniscano società e allenatori ulteriormente, facendo, esponendo una grandissima squadra e la grandissima storia del Barcellona, questo non glielo perdonerà mai, sì. E la esporranno una bruttissima figura. Solo per questo ho detto 1-4 per l'Atletico, non perché l'Atletico è superiore, ma perché i giocatori puniranno società e allenatore e faranno una bruttissima figura in campo. Va bene, va bene, va bene. Allora io